Oggi vediamo tre problemi di cui nessuno parla del MacBook Air M1. Un prodotto fantastico che però non è perfetto. Andiamo a vedere perché. E i tre problemi di cui nessuno parla nelle recensioni online su questo MacBook Air che ho riscontrato e soprattutto restate fino alla fine perché dopo l'ultimo problema ho deciso effettivamente di cambiare e di passare a un MacBook Pro. A bomba con i primi problemi che riguardano specificatamente le porte. E adesso vedremo perché. Per questo test useremo un Crucial da 500 mega al secondo circa. Guardate che cosa succede. Mentre andiamo a vedere che cosa succede sulla controparte Intel, il mio vecchio MacBook Pro 2015. Dopo i vari test è chiaro che questo MacBook Air sia più lento di un MacBook Pro Intel in tutti quanti i test che abbiamo visto. Questo non è chiarissimo perché io pensavo fosse una limitazione che andasse sui 500 mega, ma come vediamo con quest'altro hard disk che dovrebbe andare sui 900-1000 mega, in realtà raggiunge supera i 500 mega e raggiunge i 600 mi pare. Quindi non è una limitazione di questo tipo, non ho ben capito perché siano limitate. Qualcuno dice che non è presente lo switch per l'USB 3.1 sui MacBook M1. Questo è un problema che comunque è condiviso anche da questa macchina stupenda qua dietro, che è un MacBook Pro 14 pollici, quindi non è risolvibile. Ecco, il secondo problema riguarda le porte, sempre, e il fatto che siano soltanto due porte, perché come potete notare, ecco, finché utilizziamo il computer in mobilità e basta, dobbiamo collegare un hard disk, tutto ok, dobbiamo collegare un dongle, tutto ok, però quando dobbiamo collegare ad esempio due hard disk e caricare contemporaneamente il computer, questo già non è possibile. E questa è una cosa che succede, cioè banalmente passare cose da un hard disk all'altro non potete farlo a meno che non utilizzate questo dongle e andate a cambiare lo switch degli hard disk non dall'USB-C ma passando per USB-A, che ormai io utilizzo molto poco sinceramente. L'altro problema, che anche lì è molto di nicchia, però riguarda il fatto che ad esempio questo display ha un 144 Hz, che è una cosa fighissima da utilizzare, però o lo collego con una DisplayPort, quindi utilizzando l'USB-C o Thunderbolt, oppure devo utilizzare un HDMI, soltanto che l'HDMI dei dongle, della maggior parte dei dongle, supporta soltanto il 4K 60 fps, quindi non posso utilizzare al massimo il mio display a meno di comprare un dongle che costi sui 250-300 euro, che diciamo non è proprio il massimo. Anche qui, problema non trascendentale, che però crea problematiche, specialmente se utilizzate il MacBook Air come suite d'ufficio, e come lo utilizzo io, ad esempio. E infine, passiamo alla ciliegina. In tutte le recensioni di questo computer che ci sono online, si vedono soltanto prestazioni incredibili, nessun lag, gestione di 1000 finestre tutte insieme. E però poi nell'utilizzo reale io mi sono trovato a scontrarmi con delle problematiche come queste che vedete in questo video. E allora che cosa è successo? Stesso contesto qui, dove tutto quanto è fluido, quindi cosa succede? Ci deve essere qualcos'altro, perché io pensavo si trattasse della RAM, ma non è così. Come avete potuto vedere, nel primo caso il MacBook è molto meno fluido e le app girano in maniera un po' choppy, cioè diciamo in maniera poco fluida, ecco. Non è proprio un piacere utilizzarlo e diverse volte mi è capitato che mentre lavoravo per lunghi periodi di tempo fosse anche un po' fastidioso starci a lavorare sopra. Mentre subito dopo, se vediamo qui, possiamo vedere che in realtà con lo stesso identico carico di lavoro va tutto bene. Qual è il problema? Ecco, una cosa di cui nessuno parla, o meglio, lo si dice, ma si tratta come un aspetto secondario, è il fatto che manchi una ventola. Io all'inizio pensavo si trattasse della poca RAM, perché questo qui è il modello base con 8 GB di RAM, ha in realtà tutti gli 8 core, quindi non è proprio il modello base, ma poco importa. Cioè, il problema è che non è un limite dato alla RAM, perché non si sa come, e questo vi giuro non mi è chiaro, perché io ero certo fino agli ultimi test fatti che si trattasse della RAM, in realtà mi sono reso conto che il problema per cui ci sono questi rallentamenti è dovuto a un surriscaldamento, al fatto che manchi una ventola. E quindi io ho sempre ritenuto inutile il MacBook Pro, perché non pensavo che andasse veramente effettivamente a scaldare così tanto per i carichi di lavoro che io utilizzo. Poi chiaramente, se non fate video editing, se non andate a lanciare
avere tanti programmi pesanti, chiaramente questo non vi riguarda, questo non c'è neanche bisogno di dirlo, ma effettivamente avere una ventola con un MacBook Pro, quindi un 13 pollici già, e comunque vi può risolvere a questo punto di vista e riuscite a gestire carichi di lavoro inimmaginabili fino a poco tempo fa. Io con questo Mac, che mi era costato molto di più, non ricordo adesso quanto, non riuscivo a fare queste cose e soprattutto c'è una fluidità. Quelli che avete visto anche su Final Cut sono video in 4K, quindi tutto gestito in maniera direi eccellente. L'unico problema rimane sui carichi più pesanti, che è uno dei motivi per cui alla fine sono passato a un MacBook Pro. Nel mio caso un 14 pollici per alcune delle ragioni di cui prima, quindi per le porte, per gli altri problemi. E vi dirò, il problema della velocità, spoiler, non si risolve neanche con il MacBook Pro, ma è un problema di tutti gli M1, però quantomeno ci sono più porte. Ma questo lo lasciamo ad un altro video. Infatti se vi è interessato questo video mettete un like, iscrivetevi al canale, perché il prossimo video farò un confronto di questo MacBook Air con un MacBook Pro. Quindi se vi interessa iscrivetevi al canale e commentate il video per dirmi che cosa ne pensate.